Professor Longo, io cito il professor Calvani, moderatore dell'incontro, la nutrizione è una cosa seria. Tanti sono gli studi che si stanno facendo, a molto sta contribuendo lei con i suoi studi. Io le chiedo quanto ancora c'è da fare e quali sono le prospettive a lungo termine riguardo gli studi sull'invecchiamento. Ma c'è da fare un lavoro enorme, non tanto di identificare le diete giuste, ma quello di implementarle. Quindi il problema è che mondialmente ognuno abbiamo proprio introdotto l'abilità che quasi qualsiasi persona possa svegliarsi la mattina e dare consigli sulla dieta, e questo ha fatto un danno enorme. Perché? Perché comunque tutti tendono a voler sentirsi dire che quello che già fanno va bene, no? Adesso abbiamo qualcuno che fa questo, no? Cioè c'è sempre qualcuno che ti accontenta, no? E il danno è enorme, perché come ho detto nella mia presentazione, per esempio fino a qualche decennio fa, intanto già l'Italia aveva dei tassi di tumore molto inferiori, ma c'erano posti come Okinawa in Giappone che ne avevano tassi ancora più bassi e addirittura in certi casi 10 volte più bassi di quelli americani. L'Italia pian piano si sta portando al livello degli americani per vari tipi di tumore, mammella, prostata, eccetera, e non se ne rende conto. Questa è la cosa preoccupante. Quindi il grosso lavoro non è tanto di identificare le diete, ma è di far capire alla popolazione che non puoi mangiare così pensando che stai facendo la dieta mediterranea e in effetti stai facendo una dieta pro tumori. Ecco, proprio a questo riguardo sono stati lanciati molti messaggi importanti anche sulla dieta mediterranea. Lei ha detto attenzione alla dieta mediterranea, perché? Sì, ho detto, io l'anno scorso col secondo libro ho speso un mese andare in giro per l'Italia, volevo vedere la realtà, sia con i centenari, capire cosa hanno mangiato e vedere quanto questo era connesso poi al ristorante italiano o alla cena dell'italiano medio. E quello che era ovvio è che l'Italia adesso va avanti a pane, pasta e riso, e quindi non se ne rende conto. E quindi insomma questo è quello che va sicuramente modificato in Italia, ma non solo in Italia, poi questo ha influenzato il pianeta. Cioè ovvio che la pasta va benissimo, il riso va benissimo, il pane va benissimo, ma le dosi di questi diciamo nutrienti che sono semivuoti vanno ridotti nettamente, e va aumentato poi invece la verdura, vanno aumentato i legumi eccetera eccetera che stanno sparendo. Cioè la pasta e ceci che io ho visto in Italia è 100 grammi, 120 grammi di pasta e 30 grammi di ceci, dovrebbe essere 50 di pasta e 300 di ceci, ma questa cosa è sparita, è quasi impossibile in un ristorante italiano trovare una pasta e ceci con 50, come la facevano una volta a Seulo in Sardegna, con 50 grammi di pasta e 300 grammi di ceci, no? Come racconta nel libro, lei ha origini calabresi, è originario di Molocchio, nonostante i suoi studi la portino oltreoceano, non disdegna spesso di tornare anche a queste latitudini. Possiamo dire che il legame con la terra madre non si spezza mai? Sì, il legame non si è mai spezzato, perché sono sempre venuto, anche prima di scrivere libri, eccetera. Poi la cosa incredibile è stata che il paesino dei miei genitori, sopra Gioia Tauro, ha una delle prevalenze di centenari tra le più alte al mondo. E quindi questa è stata una coincidenza stranissima che forse mi ha ancora convinto di più a spendere più tempo da queste parti. Anche se di nuovo adesso purtroppo la Calabria sta iniziando a entrare nei record di obesità e record di certi tipi di tumore eccetera, quindi insomma attenti a non pensare che quello che è successo a Salvatore Caruso, che è arrivato a 110 anni a Molocchio, che io ho seguito per tanti anni, che mi ha visto crescere tra l'altro, sia poi quello che tutti avranno facendo quello che fanno attualmente. Non sarà così e vedremo degli accorciamenti della vita netti, tra l'altro, in confronto a quello dei genitori, dei nonni, no? In chiusura, cosa fa Walter Longo per mantenersi in buona salute e contrastare l'invecchiamento? Io faccio tutte le cose che predico, diciamo, e quindi faccio la vecchia dieta di Molocchio, pasta e vaianeia, e questa è una cosa che io mangio in versione mia californiana, però quasi identica, 3-4 volte alla settimana, come facevamo quando avevo 15 anni qua e venivamo in vacanza. E quindi poi insomma tutte le regole, un po' di pesce, zero carne praticamente di altro tipo a parte quella del pesce.
nasce, e mangio entro le 12 ore al giorno, quindi 8 del mattino, 8 di sera, 9-9. Quando tendo a prendere peso passo a due pasti al giorno più uno spuntino, quindi in genere faccio colazione, cena e poi mangio uno spuntino che può essere un caffè, una piccola insalata a pranzo. Queste sono le tecniche, e poi la mia digiuno per me due volte all'anno, io la faccio solo due volte all'anno. Ovviamente questo grazie anche al fatto che seguo tutte le altre tecniche. Un messaggio agli aspiranti centenari e ultracentenari all'ascolto? Il messaggio è complicato perché, come ho detto nella presentazione, la dieta poi cambia dai primi dei 65 anni a dopo, probabilmente ricambia dopo gli 90 anni. Per esempio, ho detto che le proteine basse fino a 65 anni, 70-75, questo va aumentato. Poi ho parlato anche di Emma Morano, record mondiale, cioè terza per la persona al terzo posto nella storia della vecchiaia mondiale. Emma era a Verbania in Piemonte, ed Emma, addirittura Carlo Bava, il suo medico, a partire dai 95 anni gli ha iniziato a consigliare carne rossa cruda. Uno direbbe assolutamente contro la dieta della longevità di Longo, no, perché una centenaria secondo me ci ha azzeccato in quel momento. Emma si doveva preoccupare molto di meno del cancro e molto di più di morire di polmonite o addirittura dell'influenza. Quindi insomma è stato anche Carlo molto bravo a fare queste modifiche, l'hanno portata a questo record straordinario di longevità. Grazie mille.